però loro vogliono iniziare a sottolineare che o si riparte dal sogno, o si riparte dalla possibilità di un mondo altro, o non c'è possibilità di convincere. Puoi solo contrastare, puoi solo pensare di essere migliore in quanto diverso dell'altro. Ma se invece vuoi andare a stanarlo, a convincerlo, devi rinunciare anche a una parte di te. La parte di te che ti farebbe stare a casa, ti farebbe scegliere di comportarti in maniera più disciplinata, evitare una comunicazione che sembrava così, come dire, così pop, essere rigoroso solo nella memoria, nell'analisi. Invece no, rinunci un po'. Qualcuno direbbe ti sporchi, entri nella contraddizione, ma cerchi di prendere l'altro e di portarlo. E loro ci sono riusciti. E ci sono riusciti contro tutto e contro tutti. Loro, il regime era sicuro, strasicuro di vincere. Strasicuro di vincere. E molta parte dell'estrema sinistra diceva non partecipiamo, perché partecipare significa legittimare questa pagliacciata. E invece la possibilità di dire per una volta proviamo a coinvolgere le persone. Proviamo a coinvolgere ad arrivare alle persone che non la pensano come noi. Proviamo a non odiare. Avete visto prima cosa dicono? Dicono andate a votare senza odio e senza violenza.